Sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva in diretta sul canale satellitare della Camera dei Deputati, la trasmissione in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno delle commissioni riunite quinta e quattordicesima reca l'audizione del Ministro per la coesione territoriale Carlo Trigilia, che saluto, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche per la coesione territoriale. Prima di dare la parola al Ministro, invito i colleghi che intendano intervenire a prenotarsi, direi entro i primi 20 minuti della seduta, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori. Poi riordineremo i primi interventi, diciamo, in un ordine correlato al gruppo di appartenenza e poi, insomma, superato un intervento per gruppo iniziale, ovviamente lasceremo spazio fino a quando non avremo esaurito il tempo a disposizione. E una sola comunicazione di servizio per i colleghi della bilancio, che vi arriverà una comunicazione tra le 16 e le 16:30, perché riuniamo la commissione sul parere legato alla commissione antimafia, perché ci sono state delle variazioni e quindi un emendamento, sì, sarà una commissione velocissima prima del ritorno in aula. Nel dare la parola al Ministro Trigilia, lo ringrazio ancora per la partecipazione alla seduta odierna. Ministro Trigilia. Ringrazio anch'io i presidenti e i membri della Commissione Bilancio e della Commissione Politiche Europee per l'invito a illustrare le linee programmatiche che intendo seguire nella mia attività di Ministro per la Coesione. Mi limiterò a una presentazione sintetica dei principali temi, anche perché spero che su questi temi avremo occasione più specificamente di ritornare in un quadro di rapporti di collaborazione e di confronto con le commissioni parlamentari che considero di particolare importanza per il proseguimento del mio lavoro. Ho comunque preparato dei documenti informativi che saranno consegnati agli atti di questa seduta e messi a disposizione dei membri delle commissioni. Permettetemi di partire da un'osservazione sul significato e sui caratteri della politica di coesione territoriale e anche sulla particolare importanza che assume oggi questa politica nel contesto socio-economico attuale. Come ben sapete, la Costituzione della nostra Repubblica indica come obiettivo per lo Stato quello di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini e anche quello di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, articolo 119 della Costituzione, ovviamente. Anche il Trattato sull'Unione Europea indica come obiettivo della costruzione europea quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri. Promuovere la solidarietà e la coesione e rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza dei cittadini non vuol dire mero assistenzialismo nei riguardi dei gruppi sociali e delle regioni più deboli. La solidarietà alla quale chiamano la nostra Costituzione e il Trattato sull'Unione Europea è la solidarietà dello sviluppo. Combattere le disuguaglianze significa elaborare strumenti e politiche che creino buona occupazione, non occupazione sussidiata, che aiutino le imprese a crescere, non a vivere di aiuti pubblici, che sostengano i territori più deboli per aiutarli a promuovere uno sviluppo capace di reggersi sulle proprie gambe e non uno sviluppo senza autonomia. La concezione della coesione come sviluppo dà alla solidarietà sociale e territoriale non solo un fondamento etico-politico, ma anche una motivazione pratica legata agli interessi a lungo termine dei gruppi sociali e delle regioni e dei paesi più abbienti. Solo promuovendo lo sviluppo di chi non ce l'ha, essi potranno garantirsi il loro stesso benessere futuro. Credo che questa concezione assuma un'importanza ancora maggiore nella situazione economica attuale di grave crisi. Viviamo in uno dei momenti di crisi economica tra i più gravi del dopoguerra, con conseguenze molto pesanti sul piano sociale e territoriale. Crescono, come sapete, non solo le disuguaglianze tra i diversi gruppi sociali,
ma anche quelle tra i territori, tra le diverse regioni del Paese e tra i Paesi europei. Le regioni meridionali, tradizionalmente più deboli, soffrono di più perché le antiche fragilità strutturali si sommano alla congiuntura particolarmente sfavorevole. Come affrontare allora una situazione così difficile? La riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali e la promozione della coesione come sviluppo ritengo siano la bussola che possa guidarci verso l'uscita dalla crisi e assicurare uno sviluppo solido a tutto il Paese. La coesione come sviluppo, insisto, come vedete su questo concetto, è il metro col quale propongo di valutare i principali interventi nazionali e europei e al quale mi ispirerò nei miei indirizzi nell'attività di governo. Come sapete, la principale leva che è sotto la responsabilità del Ministro per la coesione territoriale è costituita dai fondi europei e dal Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione, ex fondi FAS. Ho inteso quindi che il mio primo compito dovesse essere una ricognizione dello stato di attuazione dei programmi finanziati con i fondi strutturali 2007-2013 per verificarne i livelli di attuazione e individuarne le criticità. Alla fine del 2011 la percentuale di risorse spese sul totale di quelle disponibili era pari al 15%. All'inizio di quest'anno aveva raggiunto, per impulso del ministro Barca, che mi ha preceduto in questo ruolo, il 37%. Lo sforzo compiuto dalla fine del 2011 ai primi mesi del 2013 è stato quindi particolarmente rilevante. Sono state allocate definitivamente le risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a lungo, come sapete, rimaste incerte, ed è stato messo in opera il cosiddetto Piano Azione Coesione. Quest'ultimo ha comportato un'operazione di riprogrammazione di una parte delle risorse già contenute nei programmi comunitari per avvalere per circa 12 miliardi. Agendo soprattutto sulla riduzione del cofinanziamento nazionale. L'impiego delle risorse provenienti dal cofinanziamento nei programmi del Piano Azione Coesione ha inoltre sottratto le nuove misure programmate alla scadenza prevista dalla Commissione del 2015. Inoltre, per accelerare la spesa, come sapete, anche è stato introdotto un fondo di compensazione che ha previsto l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese effettuate a valere sulle risorse di cofinanziamento nazionale. Ritengo che, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, questa deroga vada ampliata per non creare ostacoli alle regioni che potrebbero spendere i fondi europei ma sono frenate dai vincoli del patto di stabilità interno. D'altra parte, come sapete, anche a livello europeo il governo è impegnato a ottenere dalla Commissione la piena esclusione del cofinanziamento nazionale dei fondi europei dal computo della spesa ai fini del rispetto dei parametri previsti per il deficit. Ritornando allora un momento alla spesa relativa al ciclo 2007-2013, resta il fatto che nonostante gli importanti risultati conseguiti nello scorso anno e mezzo, a 6 mesi dalla chiusura del ciclo e a 2 anni e mezzo dalla scadenza finale per la certificazione delle spese alla Commissione, la spesa certificata, quindi effettuata, ha raggiunto per l'Italia nel suo complesso 19 miliardi di euro, corrispondenti al 40% delle risorse programmate. Quindi a 6 mesi dalla chiusura del ciclo noi siamo al 40% in media. Questo valore però ha delle differenze interne, è il risultato di valori differenti tra le due macro aree, il centro-nord e il sud, ma differenze ci sono anche all'interno di queste due macro aree. A fronte di un livello di spesa pari al 49% nelle regioni del centro-nord, nell'area della convergenza delle regioni del sud la spesa si ferma al 36%. Nel complesso, insisto su questo dato, mi permetto di attirare la vostra attenzione su questo dato, nel complesso
le risorse ancora da spendere ammontano quindi a ben 30 miliardi di euro, la maggior parte dei quali nell'area del cosiddetto obiettivo convergenza nel Mezzogiorno, in particolare in Campania, Sicilia e Calabria. Dal momento del mio insediamento ho dunque avviato una ricognizione dettagliata dei programmi in modo da stimare la quota di risorse che senza un'ulteriore riprogrammazione rischia di essere perduta. Ritengo infatti che in una situazione di crisi sociale ed economica estremamente seria, quale quella che stiamo vivendo e che colpisce in modo ancor più grave le regioni del Sud, come dicevo, non possiamo assolutamente permetterci di perdere queste risorse. Ogni singolo euro, lo dico senza retorica, ogni singolo euro deve essere speso con il massimo risultato. Le stime che stiamo facendo e che sono in via di completamento permettono di distinguere tre tipi di situazioni relativamente ai fondi. L'area di programmi che stanno procedendo, quindi dentro quella quota del 60% dei 30 milioni di euro, c'è un'area di programmi che stanno procedendo e richiedono solo un attento monitoraggio per poter intervenire nel caso si manifestassero problemi. C'è poi un'area intermedia che presenta criticità affrontabili rafforzando gli strumenti di assistenza e accompagnamento offerti alle amministrazioni responsabili dei fondi, per esempio task forces che sono state introdotte dal mio predecessore. Vi è poi la terza area, quella veramente critica, cioè l'area dei programmi ad alto rischio sulla quale a mio avviso occorre intervenire immediatamente con un processo di riprogrammazione delle risorse. L'area ad alto rischio riguarda alcuni programmi nazionali e programmi regionali dell'obiettivo convergenza, come dicevo, in particolare il programma operativo nazionale Reti e Mobilità e i programmi operativi di Campania, Calabria e Sicilia. Secondo una prima stima effettuata dai miei uffici, il rischio complessivo per i programmi dell'area convergenza afferenti al Fondo Sviluppo Regionale è di almeno 3,6 miliardi di euro e riguarda il POR Campania, Sicilia, Calabria e i PON Reti e Mobilità, Energie Rinnovabili, Attrattori Culturali e Sicurezza. Le risorse a rischio per i programmi afferenti al Fondo Sociale Europeo sono circa mezzo miliardo. Si tratta di una quantificazione che dovrà essere precisata, voi capite che è estremamente complesso fare questa stima, dovrà essere verificata sui singoli programmi, anche attraverso, visite in loco, ispezioni in loco. È quindi possibile che le risorse a forte rischio crescano ulteriormente rispetto alle cifre che vi ho appena dato, relative al FESR e al Fondo Sociale. L'indispensabile azione di riprogrammazione delle risorse a rischio dovrà, a mio avviso, essere rivolta a concentrare i fondi disponibili su poche misure, con effetto anticiclico, per quanto possibile già sperimentate e caratterizzate da alcuni criteri che elenco schematicamente. Primo, capacità di un rapido avvio. Secondo, alto tiraggio. Terzo, bassa intermediazione burocratica. Le misure saranno costruite in modo da rispondere, per un verso, al crescente peggioramento dell'occupazione giovanile e al progressivo impoverimento delle famiglie, soprattutto nel Sud. Voi non vi sarà sfuggito l'ultimo rapporto Istat che presentava i dati sull'incremento della povertà intesa come grave disagio materiale. Questi dati per tutto il Paese, ma in particolare per il Mezzogiorno, segnalano una situazione preoccupante non solo nell'entità complessiva delle famiglie coinvolte. I residenti con gravi problemi di povertà materiale sono circa il 24%, quindi un quarto dei residenti del Mezzogiorno, ma è anche molto significativa l'aggravarsi del fenomeno negli ultimi 3 anni sia nel sud che nel centro-nord. Per altro verso, accanto all'occupazione giovanile e alla povertà estrema, le risorse dovranno essere rivolte a sostenere il sistema delle imprese e a promuovere investimenti in grado di stimolare immediatamente le economie locali. Tenuto conto dell'esigenza di conciliare la tempestività di avvio della nuova manovra di riprogrammazione con la necessità di completare gli approfondimenti necessari
e di concordare modalità e contenuti con le amministrazioni centrali referenti dei programmi e con le regioni interessate, credo risulti opportuno articolare la riprogrammazione in due fasi. Un intervento ulteriore potrà essere fatto successivamente e riguarderà le misure del piano di azione coesione, cioè del tentativo che è stato fatto per 10 miliardi di porre in una situazione di relativa salvaguardia le risorse. Le misure del piano di azione coesione in qualche caso presentano anch'esse problemi di attuazione. Come vedete, questa continua ripetersi di riprogrammazioni è certamente un segnale che qualcosa non funziona in questi nostri meccanismi e quindi dobbiamo ripensare bene questi meccanismi. Ci tornerò tra un momento parlando del nuovo ciclo. Qualche cosa su questa prima fase che dovrebbe prendere corpo in questi giorni anche con in relazione al decreto che sta preparando il Presidente del Consiglio e il Governo sul sviluppo e l'occupazione. L'intervento della prima fase sarà prioritariamente concentrato su un insieme di misure composto da strumenti diretti a promuovere l'occupazione giovanile e a contrastare la situazione di povertà estrema. La prima fase riguarderà solo programmi nazionali e sarà basata sulla riduzione ulteriore del cofinanziamento nazionale, da modulare caso per caso in relazione alle effettive possibilità e necessità, tenendo a tal fine conto non solo dei livelli di rischio, ma anche delle opportunità di utilizzare le risorse che si rendono così disponibili per iniziative non cofinanziabili da programmi operativi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo delle misure, come per esempio quelle alle quali facevo riferimento per contrastare il rischio di povertà estrema, che possono essere finanziate, dati i meccanismi di regolamenti, i meccanismi di funzionamento dei fondi, possono essere finanziate in questo momento solo col cofinanziamento nazionale. Questo è il motivo per cui facciamo ricorso, è uno dei due motivi per cui facciamo ricorso a questo strumento in questo momento. I programmi nazionali della convergenza che possono essere interessati da questa riduzione del cofinanziamento nazionale sono il PON Reti e Mobilità per circa 700 euro, il PON, 700 milioni di euro, il PON Sicurezza per 206 milioni, il programma Energia, che è un programma interregionale, per 32 milioni di euro. A questi si aggiungono ulteriori risorse del PON Ricerca e Competitività che verrebbero riallocate sulla misura di sostegno alle imprese attraverso il rifinanziamento della legge 185-90, cioè quella legge sulla imprenditorialità giovanile e l'autoimpiego. In totale si tratta quindi, per questa prima manovra che dovrebbe prendere corpo nei prossimi giorni, di circa 1 miliardo di euro. Tra le misure allo studio dei miei uffici segnalo la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni di giovani, cioè dentro questo 1 miliardo di euro vogliamo mettere un primo obiettivo per circa 500 milioni che riguarda la riduzione del cuneo fiscale per assunzioni di giovani, ipotizzando una copertura totale degli oneri a carico del datore di lavoro per 2 anni. Ci sarà poi il mio impegno di carattere politico programmatico per il mondo dell'imprenditorialità, nel senso che confermeremo il proseguimento di queste misure anche per il prossimo ciclo, in modo da garantire una certa maggiore certezza a chi investe sulla possibilità di valersi di questi benefici. Prevediamo poi il finanziamento degli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, la legge 185 di cui parlavo prima, nonché abbiamo messo a punto dei progetti per servizi organizzati da cooperative di giovani nel campo dei beni culturali, dell'energia, dell'ambiente e anche dei servizi alla persona. Sempre in tema di promozione dell'occupazione, stiamo lavorando a una misura che finanzi borse di tirocinio per i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NET o NIT, misura che potrebbe essere estesa anche a diplomati, laureati e dottori di ricerca. Con riguardo alla lotta alla povertà, alla quale facevo prima riferimento, segnalo l'ipotesi di estendere ai comuni del Mezzogiorno,
un intervento in corso di sperimentazione in 12 città con popolazione superiore ai 250.000. Quindi vogliamo estendere questa sperimentazione che era già partita a tutti i comuni. Questo intervento è diretto, come dicevo, a famiglie ad alto rischio di esclusione, indicato da ISEE, cioè dal meccanismo di stima del reddito, non superiore a 3.000 euro, presenza di minori, disoccupazione o occupazione precaria e irregolare. E questa misura si compone di un trasferimento monetario o sussidio condizionato dall'accettazione di percorsi di assistenza all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei componenti della famiglia. Questo per quanto riguarda il primo blocco al quale stiamo lavorando proprio in queste ore e che dovrebbe prendere corpo attraverso il decreto che il governo sta mettendo a punto. L'intervento della seconda fase di programmazione riguarderà invece i POR Campania, Sicilia e Calabria e sarà incentrato sul sostegno al sistema delle imprese e sulla promozione di investimenti maggiormente in grado di stimolare in breve tempo le economie locali. Tra le misure allo studio segnalo il finanziamento di progetti immediatamente cantierabili da concludersi entro il dicembre 2015 che sono stati già presentati dai comuni all'interno del cosiddetto piano città promosso a suo tempo dal Ministero delle Infrastrutture. Questo intervento nella seconda metà del 2012 è stato promosso ed è rimasto privo di copertura finanziaria. Il finanziamento per completare l'altra misura, diciamo, è il finanziamento per completare opere pubbliche già avviate e sospese per mancanza di fondi, previa attenta selezione degli interventi più strategici. Come vedete, sia il piano città o una parte del piano città, sia i cosiddetti completamenti di infrastrutture, sono una linea importante per ridare stimolo alle economie locali in particolare. È poi previsto il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, scuole, ospedali, carceri ed altri edifici, ed è anche previsto il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e la ricapitalizzazione dei Confidi per rafforzare la capacità di accesso al credito delle piccole e medie imprese. Infine è anche prevista una misura di promozione di reti tra imprese, università e centri di ricerca. Concludere rapidamente con misure efficaci il ciclo 2007-2013 è fondamentale anche per il buon avvio del nuovo ciclo di programmazione, il ciclo 2014-20, che costituisce il più grande impegno programmatico sotto la mia responsabilità di Ministro per la Coesione. Con riferimento a questo tema, vi rinvio per un resoconto dettagliato delle attività che sono state finora condotte a un allegato che depositerò alla fine della mia audizione per i membri della Commissione. Mi limito a ribadire che il mio impegno e la mia azione saranno diretti a cercare di evitare per quanto possibile gli errori del passato. A questo fine è necessario che il Paese parta con il piede giusto per il nuovo ciclo. Questo significa anzitutto porsi rapidamente il tema del governo complessivo del nuovo ciclo, un tema, questo della governance, che richiede grande attenzione perché scelte nuove e coraggiose sono decisive per fare dell'uso dei fondi uno strumento di intervento efficiente ed efficace, cosa che purtroppo negli ultimi cicli non sempre si può dire sia accaduta. Bisogna allora puntare a porre rimedio a quelle debolezze progettuali, organizzative e amministrative che sono il tratto ricorrente negativo dei cicli di programmazione precedenti e purtroppo anche di quello che quest'anno si avvia alla chiusura. Questo vuol dire, a mio avviso, avviare innanzitutto una rapida e qualificata valutazione non solo di problemi di spesa, che hanno questi cicli, in particolare l'ultimo, ma anche della qualità dei risultati che sono stati raggiunti laddove la spesa è avvenuta. Io credo che su questa base si potrà meglio fondare il necessario e profondo, insisto, profondo cambiamento per il nuovo ciclo. A questo proposito ricordo che la Commissione, nelle recenti raccomandazioni adottate nel quadro del semestre europeo, intese ad adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi comunitari,
ha previsto la necessità di interventi di riforma molto consistenti. Tale convincimento è reso ancora più esplicito nella lettera che il commissario europeo per la politica regionale, Johannes Hahn, mi ha inviato lo scorso 30 maggio dopo la sua visita qui a Roma. In questa lettera Hahn fa riferimento alla necessità di rafforzare il presidio nazionale, il ruolo del governo nazionale, e di accrescere la concentrazione delle risorse su pochi rilevanti obiettivi ritenuti prioritari. Per ridare efficienza ed efficacia all'utilizzo dei fondi strutturali, condivido anzitutto la necessità di rafforzare la responsabilità del governo, anche attivando appositi strumenti come un'agenzia con compiti di intervento attivo nella progettazione e nella gestione di procedure a supporto dei compiti regionali e del partenariato. Questa agenzia dovrebbe affiancare il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo e la Coesione. Ritengo anche indispensabile potenziare la capacità tecnica e amministrativa delle regioni e delle amministrazioni centrali in vari modi, anzitutto esigendo impegni chiari e espliciti, obiettivi definiti e tempi certi di realizzazione. In secondo luogo, verificando l'esistenza di quelle che la Commissione chiama condizionalità ex ante, ovvero l'esistenza di requisiti minimi di carattere amministrativo, organizzativo, per gestionale, per candidarsi alla gestione appunto di programmi. Infine, correlando il perseguimento degli obiettivi ad un insieme di incentivi e di sanzioni, compresa l'attivazione di eventuali poteri sostitutivi. Ancora vorrei ribadire quanto sia essenziale, come ho già accennato, concentrare i programmi su un numero molto più limitato di priorità. È evidente che in una situazione di fragilità organizzativa e amministrativa, quale quella del nostro Paese a livello centrale e regionale, la concentrazione delle risorse su pochi obiettivi ben definiti rende più agevole il contrasto degli effetti perversi derivanti da eventuali negoziazioni politiche e più semplice il rafforzamento delle capacità amministrative e il monitoraggio dell'attuazione dei programmi. In altre parole, meglio fare poche cose, ma farle meglio. Ritengo altresì essenziale l'ampliamento dell'informazione e della trasparenza relativa al processo di decisione e attuazione nel suo complesso dei fondi, delle politiche per i fondi regionali, per esempio estendendo esperienze come quelle del sito Open Coesione, primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati da regioni e amministrazioni centrali dello Stato e che è stato appunto introdotto nei mesi scorsi per impulso del ministro Barca. Una più accurata e accessibile informazione è condizione per il controllo da parte dei cittadini e delle amministrazioni sulle scelte, quindi può essere uno stimolo importante e un importante contributo all'efficienza e all'efficacia delle politiche, specie in contesti come quelli meridionali. Come già accennato, accanto ai fondi comunitari, il Ministro per la Coesione Territoriale dispone della leva finanziaria offerta dal Fondo di Sviluppo e Coesione, ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate o FAS. Rimando all'allegato che depositerò, come dicevo, per avere un dettaglio dell'utilizzo di questo fondo. Terrei tuttavia a ribadire in questa sede che è mio preciso intendimento impegnarmi per evitare le disfunzioni determinatesi con l'uso contingente e occasionale negli anni scorsi delle risorse del fondo e per contribuire a creare le condizioni per un uso di queste risorse il più possibile efficace ed integrato con i fondi europei. Ritengo in generale che l'integrazione tra il livello europeo e il livello nazionale della politica per la coesione sia una condizione assolutamente necessaria per assicurare efficacia agli interventi sullo sviluppo dei territori. Le attività del Dipartimento per la programmazione economica, che rientrano, come sapete, nella responsabilità della mia delega, sono il braccio operativo e lo strumento attraverso il quale garantire la coerenza della programmazione dei fondi europei e del Fondo di Sviluppo e Coesione con la più generale programmazione delle infrastrutture strategiche. Quindi bisogna
presidiare e lavorare molto all'integrazione tra queste risorse. Tra le responsabilità che mi sono state affidate vi è il coordinamento del processo di ricostruzione e rivitalizzazione economica dell'Aquila e di 57 paesi colpiti dal terremoto del 2009. Anche in questo caso rinvio a un documento molto dettagliato che ricostruisce la storia dell'intervento pubblico e che depositerò. Mi limito ad osservare che per una ricostruzione rapida la garanzia di un flusso costante e certo di risorse non è l'unico aspetto di cui tenere conto, anche se è certamente importante. Ugualmente è essenziale effettuare scelte coordinate e integrate, e ho potuto apprezzare questa condizione nella mia recente visita all'Aquila della scorsa settimana. Se l'Aquila, come è stato detto, ha buone prospettive di sviluppo futuro come città della scienza, città della ricerca e dell'università, città della cultura, occorre porsi però seriamente nella prospettiva di integrare gli obiettivi dello sviluppo economico con il modo in cui ricostruiamo il centro della città. Se questi due problemi restano separati, se noi procediamo alla ricostruzione senza integrare questo con le scelte di sviluppo, rischiamo di danneggiare entrambi questi obiettivi. A mio avviso, lo dico molto francamente, non tutto deve essere ricostruito com'era e dov'era. Penso che questo sarebbe un errore. Bisogna certamente tutelare tutto ciò che fa parte di un importante patrimonio storico, artistico e ambientale, ma non tutto l'edificato nel comune dell'Aquila e anche nei comuni minori appartiene a questa categoria. Ci deve essere uno sforzo condiviso in modo integrato per individuare su quali settori si vuole crescere e per funzionalizzare le scelte di ricostruzione a questo obiettivo. Vorrei concludere questo mio intervento con un'osservazione che mi sta particolarmente a cuore, anche per la mia precedente esperienza professionale. Il ministro per la coesione territoriale non può essere solo il ministro dei fondi europei. Deve occuparsi, anche con gli altri mezzi previsti dalla Costituzione, del più grande e irrisolto problema di coesione territoriale che grava sullo sviluppo di tutto il Paese, cioè il problema del Mezzogiorno. Se assumiamo il metro di cui ho parlato in premessa, il metro della coesione non come assistenza ma come sviluppo, impegnarsi sul Mezzogiorno non è un segnale di cedimento a istanze particolaristiche, corporative o assistenzialiste, ma significa affrontare un nodo cruciale di tutto il Paese, da cui dipendono quindi anche le sorti future delle regioni e dei gruppi sociali più abbienti, come ha ben ricordato nel suo discorso al Parlamento il Presidente Letta. Naturalmente il Ministro per la coesione territoriale non ha tutte le competenze e le risorse necessarie per affrontare efficacemente la questione dello sviluppo del Mezzogiorno. Può però svolgere, e io cercherò di svolgere, un'azione di stimolo e di coordinamento con gli altri ministeri, d'intesa con il Presidente del Consiglio, in stretta intesa con il Presidente del Consiglio che condivide questo obiettivo. In che direzione ci si può muovere? Anzitutto nel sostenere e stimolare la messa a punto di una visione e di una strategia complessiva e coordinata del governo. Come voi sapete, da lungo tempo il tema del Mezzogiorno è stato posto sotto il tappeto perché è troppo difficile e complesso e perché si ritiene che la sua soluzione abbia tempi troppo lunghi rispetto a quelli che si accorciano sempre di più della politica. Nel frattempo si è assistito a un progressivo scivolamento della solidarietà verso l'assistenzialismo invece che verso lo sviluppo. Quindi col metro che ponevo all'inizio, solidarietà come sviluppo, non ci siamo. Uno scivolamento che ha fatto spesso delle politiche nazionali e locali una parte consistente del problema invece che della sua soluzione, generando numerosi effetti perversi. Ne sono derivati ostacoli allo sviluppo solido di attività di mercato e cattiva qualità dei servizi essenziali offerti ai cittadini meridionali, e ciò nonostante il costo di questi servizi sia in genere più elevato. Questo non è più tollerabile. I servizi, si pensi per esempio alla sanità, alla formazione, agli enti locali e regionali, sono stati spesso piegati a funzioni improprie
come quelle di assicurare reddito e occupazione indipendentemente dalla funzionalità dei servizi e dalla qualità delle prestazioni offerte. Proprio da quest'ultimo aspetto, a mio avviso, si potrebbe partire, cioè dalla necessità di migliorare l'efficienza ma anche la qualità di servizi fondamentali per i cittadini come la sanità, l'assistenza, l'istruzione e la formazione. In questa direzione sarebbe auspicabile un maggior presidio nazionale, una più attiva responsabilità del governo nazionale per fare in modo che i necessari trasferimenti a regioni e enti locali che non hanno capacità fiscale adeguata, specie quelli trasferimenti volti a garantire servizi essenziali come previsto dalla Costituzione, siano usati al meglio. In tal senso, d'intesa con il Presidente del Consiglio, intendo proporre la costituzione di un gruppo di lavoro al quale partecipino i principali ministeri interessati, che esamini il funzionamento dei principali servizi, fissi costi di riferimento e indicatori di qualità delle prestazioni, da tradursi in incentivi e sanzioni e eventuali poteri sostitutivi per gli amministratori locali e regionali. La più elevata qualità dei servizi offerti ai cittadini del Sud, ma anche del Nord, e la loro maggiore efficienza sarebbero fattori di grande rilievo per migliorare l'ambiente sociale e culturale in cui operano le imprese. Permetterebbero di contrastare rapporti di tipo clientelare e politiche assistenziali e anche di combattere la piaga della corruzione e della criminalità. In definitiva, aiuterebbero sensibilmente a elevare le capacità di governo del territorio da parte delle classi dirigenti locali e quindi favorirebbero la crescita di solide attività di mercato. Le forze locali che oggi sono pronte anche nel Mezzogiorno a questa sfida non sono poche. Sta alla nostra responsabilità come governo nazionale sostenerle adeguatamente e aiutarle a assumere un ruolo più importante come classi dirigenti future. Se dunque non si interviene sui fattori istituzionali, anche lo sforzo di sostenere l'economia con le risorse dei fondi europei o anche di quelli nazionali rischia di restare, permettetemi di dirlo, una sorta di sforzo di Sisifo. Si cerca infatti continuamente di compensare con interventi a sostegno delle imprese o dell'occupazione un contesto istituzionale che scoraggia sistematicamente le attività di mercato. Rompere questo circolo vizioso, rimuovere gli ostacoli di natura socioculturale e politica che bloccano lo sviluppo autonomo del Sud, più ancora che i vincoli economici, non è facile. Per affrontare con determinazione il problema occorrerebbe, come ho detto, una strategia, una visione condivisa dalle principali forze politiche e culturali e soprattutto, permettetemi di dirlo, uno sguardo lungo e un'azione coerente nel tempo. Si tratta di condizioni che in questa fase di vita del Paese, come tutti sappiamo, non sono facili da determinare. Posso però dire in conclusione che il mio impegno personale e quello del nuovo governo, giustamente definito dal suo presidente come governo di servizio, sarà di sfruttare le eccezionali condizioni politiche in cui il governo si muove come risorsa per avviare risposte innovative e efficaci al più grande problema di coesione territoriale dell'Italia, anche se necessario, con scelte non facili, e questo non solo nell'interesse del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese. Ti ringrazio. Grazie, Ministro Trigilia. Abbiamo un po' di iscritti a parlare, i temi sono tanti, i temi toccati dal Ministro, dallo stato di attuazione dei fondi strutturali 2007-2013, al negoziato 2014-2020, passando poi per lo stato di attuazione delle risorse dell'Aquila. Allora, abbiamo iscritti a parlare Giampaolo Galli del gruppo del Partito Democratico, Palese PDL, Pina Movimento 5 Stelle, Schirò Scelta Civica, Borghesi Lega Nord e poi Censore del Partito Democratico. Io lascerei aperte ancora le iscrizioni per 10 minuti e poi le chiuderei. E la parola all'onorevole Galli, grazie. Grazie Presidente, grazie Ministro per questa utilissima relazione su un tema che è evidentemente fondamentale per la
quantità delle risorse che ci sono in campo e per la qualità delle stesse, visto che sono destinate alle aree più deboli dei paesi, più deboli del paese. Io concordo largamente con quello che lei ha detto, ma vorrei qualche chiarimento su alcune questioni cruciali. C'è un numero che lei ha esposto, che è quello di 30 miliardi di risorse non utilizzate per le aree di coesione, se non ho capito male, nel quadro 2007, ancora non spese, che dovrebbero essere spese entro il 2013 e certificate entro più o meno certificate entro il 2015, ma diciamo il quadro 2007-2013. Si tratta di una somma enorme. Le chiedo una valutazione sulla misura nella quale queste risorse non sono spese per limiti di tipo amministrativo, incapacità amministrativa, e in quale misura invece non sono spesi perché ci sono i limiti di bilancio nella parte che riguarda il cofinanziamento, e quindi un'eventuale decisione dell'Unione Europea di escludere il cofinanziamento dai vincoli, dai noti vincoli europei, in quale misura possa aiutare a sbloccare risorse. Glielo chiedo anche alla luce del fatto che storicamente c'è stato un rimpallo fra Stato centrale e regioni su questa questione. Poi molto rapidamente non si può che concordare, almeno io concordo con l'orientamento che il commissario Hahn molto spesso a cui ci ha richiamato, che ha ricordato lei stesso, concentrare le risorse sugli obiettivi strategici. Le chiedo una valutazione anche alla luce delle cose che ci ha detto, diciamo, su quanto siamo lontani in questo momento dal conseguire quell'obiettivo. Mi sembra che noi ci stiamo dando e ci siamo dati in questi anni tantissimi obiettivi, quindi mi chiedo se sia possibile farlo. E l'altra domanda che è strettamente legata a questo è che quando si dice concentrare su pochi obiettivi strategici, spesso si intende dire anche accentrare. Alcuni paesi utilizzano queste risorse in maniera decentrata, le danno agli enti locali, alle regioni, eccetera. Altri paesi invece programmano dal centro. L'accenno che lei ha fatto alla costituzione di un'agenzia, ci ragioneremo, sembra suggerire un approccio accentrato, che è quello a cui spesso si è ricorso quando l'approccio decentrato non funzionava più. Quindi queste sono le mie osservazioni, grazie. Onorevole Palese, grazie. Sì, grazie. Io intanto ringrazio il Ministro e i Presidenti delle due Commissioni per aver assunto questa iniziativa, cioè che è fondamentale per le cose, cioè che abbiamo ascoltato in una relazione dettagliatissima da parte del Ministro. Chiaramente ci sono cioè alcuni punti, Ministro, cioè che anche in riferimento agli allegati che ci dovrà così ci fornire, e mi riferisco cioè al FAS, all'Aquila dei 57 comuni, più i 57 comuni e soprattutto al 2014 cioè 2020 di avere cioè, momenti diversi di riflessione sia per avere noi le informazioni cioè, sia per il resto. Noi abbiamo l'emergenza che ci ha descritto in maniera cioè, puntuale il Ministro rispetto all'utilizzo completo del 2007-2013 avendo la necessità di realizzare impegni giuridicamente cioè vincolanti al 31 dicembre 2013 per oltre cioè, 30 miliardi di euro. Cioè, questa emergenza è riferita a una serie cioè, di situazioni cioè, che sono cioè, veramente, veramente tante. Ne cito una per tutta, dal punto di vista della chiusura cioè, completa del ciclo 2000-2006 tra regioni Stato centrale e Europa del 2000-2006 si è chiusa l'altro giorno. Dico questo cioè, come c'è riferimento cioè, principale
Perché non c'è solo un problema delle regioni dell'obiettivo 1, del mezzogiorno, della cultura e quant'altro. Ci sono lì, io sono d'accordo con il Ministro, cioè che il Paese se cresce, cresce insieme in un contesto di solidarietà e di prospettiva, al di là c'è delle differenziazioni, eccetera, senza fare nessun tipo di sconto rispetto alla situazione dell'assistenzialismo, perché quello scivolamento c'è stato, ma oltre quello ci sono dei fattori esterni che si verificano nella realizzazione della spesa e della utilizzazione dei fondi comunitari, che poi determinano anche una cattiva qualità, le risorse comunitarie che sono state impegnate nel contesto di far crescere il livello di sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1, ma comunque anche delle aree sottoutilizzate delle altre zone del paese, è stato enorme, e i risultati non sono certamente correlati rispetto al grande impegno di risorse finanziarie che c'è stato negli anni. I perché ce sono tanti. L'utilizzo indiscriminato, per esempio, dei cosiddetti progetti sponda e successivamente progetti coerenti, che poi hanno determinato risorse liberate con grande autonomia da parte delle regioni nello sperperare a destra e a larga quello che poteva succedere. E questo ci riconduce sicuramente a un'idea molto forte che il Ministro ha avanzato, quella di concentrare le risorse su misure ben individuate, senza grandi frammentazioni, come nel passato ce n'è stato. Anche il comportamento schizofrenico, si passa da poche misure sul 2007-2013 nel piano precedente invece noi abbiamo avuto il carro delle 100 idee di Catania, ci fu tutto invece un'enorme frammentazione di misure. Quindi dovremmo cercare di riuscire a comprendere se la strada è effettivamente quella che serve di più per dare maggiore efficienza non solo di spesa ma anche di qualità, serve indirizzarla soprattutto nelle situazioni degli investimenti. Certo, l'emergenza pone problemi seri soprattutto per quello che riguarda il problema del patto di stabilità e della rettizzazione, perché se gli impegni devono essere giuridicamente vincolanti, è chiaro che questo c'è un ostacolo che deve risolversi chiaramente a livello europeo, così come indicato dal Presidente del Consiglio, così come dal Parlamento con le mozioni. C'è stato un grande lavoro. Risorse fondamentali, perché nel contesto di pochezza di risorse pubbliche è fin troppo evidente che anche rispetto al grado di non crescita soddisfacente del Mezzogiorno, c'è stato anche che le risorse straordinarie, queste dei fondi comunitari, di fatto negli ultimi 10 anni hanno completamente sostituito le ordinarie che non ci sono più, perché anche quella del FAS sono veramente poche cose. Ora, che fare? La riprogrammazione. Io penso, Ministro, che lei ha descritto un'area nel corso di realizzazione, quindi bene individuata nel monitoraggio, che sta per realizzarsi nel contesto delle regioni. Altri programmi che hanno problemi superabili, e poi c'è l'area critica ad alto rischio, di Campania, Calabria e Sicilia in particolare, dove non c'è nessuna speranza, così ce le diciamo tutte le cose, perché è inutile girare intorno, mi riferisco soprattutto alle regioni. Qui c'è un problema serio, non riusciranno mai per vari motivi, che non stiamo qui a spiegare noi o a individuare. Io penso che sicuramente attraverso un monitoraggio urgente, al di là della condivisione totale sul problema del PON rete e mobilità, del PON sicurezza, dell'energia, sul problema del sociale, della povertà, della disoccupazione, non ripeto cose scontate, a mio avviso si deve puntare attraverso un monitoraggio con le regioni, se hanno nel programma 2007-2013 dell'evidenza pubblica che è stata espletata di graduatorie pronte per poter essere utilizzate e farle scorrere, di investimenti importanti che riguardano comune, che riguardano infrastrutture e situazioni di spese di investimenti, questa può essere una decisione immediata.
chiamarece le regioni, direce che è ora pure di finirla, c'è rispetto a tutti i balletti, è vero o non è vero, c'è la spesa o non spesa, tirar fuori se hanno c'è graduatori di investimenti rispetto a quello e farle decidere insieme, cioè le regioni, di poter utilizzare questi strumenti. E l'altro strumento, questo veramente andrebbe un po' più approfondito, lo dico così di getto, edilizia scolastica che lei ha trattato e che lei sa bene insieme al MEF che c'è grande, ci sono grandi problemi al MIUR rispetto alla situazione del degrado, e mi riferisco in particolare agli edifici che sono stati già dichiarati inagibili, sia gli edifici scolastici sia altri edifici pubblici, perché in quel caso, siccome noi abbiamo problemi d'urgenza rispetto alle procedure di gara d'appalto, può essere utilizzato lo strumento della somma urgenza e far subito partire gli impegni giuridicamente vincolati per poter raggiungere nel contesto di N più 2 nel 2015 la spesa definitiva. Sul 2014 e 2020 io penso che le cose che il Ministro ha fin qui ci ha detto debbono essere assolutamente prese in serissima considerazione per procederci in questo programma. Sull'agenzia, negli anni abbiamo avuto dipartimento, cioè agenzia, centralizzazione, regioni, un po' di tutto, però ci siamo accorti che non ha funzionato. Io penso che l'agenzia possa anche essere utile, se è inserita in un contesto di riprogrammazione complessiva rispetto alle norme. Lei ha parlato di interventi sostitutivi, ha parlato, immagino c'è una task force che potesse fare conferenze di servizi rispetto al sistema autorizzativo dei tanti nulla osta sulle opere pubbliche importanti, un qualcosa che ci sia non tanti centri decisionali autorizzativi infiniti, che questo è uno dei grandi problemi, nell'allungamento dei tempi. E se l'agenzia è inserita in un contesto così che possa rivedere anche questi aspetti, non c'è dubbio che può essere assolutamente di grande aiuto rispetto a tante situazioni. Consentirebbe sicuramente di non ripetere alcuni errori del passato che sicuramente ci sono stati all'interno dell'utilizzazione dei fondi comunitari. Per il resto, Ministro, noi le auguriamo buon lavoro e con l'augurio che possa veramente realizzarsi, perché sul 2014-2020 io ancora non sono sicuro, mi sembra che il bilancio europeo non sia stato ancora definitivamente approvato, quindi non sappiamo la quota, e anche quell'aspetto che ci sia un quadro quadro comunitario di sostegno delle politiche di coesione e di convergenza l'Europa e gli Stati membri, e poi un quadro comunitario di sostegno nazionale che consente ritardi, si dice 2007-2013, ma le regioni nell'attuazione certe volte iniziano con 2 anni di ritardo. Quindi sono tutti problemi che vanno affrontati, questo in riferimento al 2014-2020, con la speranza che ci siano le correzioni dovute. Grazie. Grazie onorevole Palese. Abbiamo altri 7 iscritti a parlare, io chiuderei qui le iscrizioni, 8. Chiuderei qui le iscrizioni, chiedo però ai colleghi di non ispirarsi al collega e amico Palese, perché altrimenti il tempo a disposizione finisce. No, perché così consentiamo al Ministro di replicare puntualmente, di chiudere i lavori per le 16. Onorevole Pinna. Sì, ringrazio il Ministro per la relazione esauriente e chiara. Comunque, vista la rilevanza dei temi affrontati, vorrei fare alcune considerazioni. Dunque, innanzitutto, ancora troppe amministrazioni non sembrano capaci di partecipare a bandi o presentare progetti in grado di ottenere linee di finanziamento da parte dell'Unione Europea. Ci sono perfino enti che non utilizzano i fondi perché banalmente non ne conoscono l'esistenza.
Come evidenziano i dati, la situazione è riscontrabile soprattutto in alcune realtà del Mezzogiorno. Pertanto riteniamo necessario un ampliamento dell'informazione, ma anche una maggiore trasparenza relativamente alle fasi dei processi decisionale e attuativo. In particolare gli enti coinvolti segnalano delle criticità relativamente ad aspetti burocratici dell'accesso al credito, del sistema di regole e procedure, nonché degli obiettivi da raggiungere. Riguardo alla burocrazia, in tutte le fasi a tutti i livelli di amministrazione, questa rallenta l'iter e scoraggia quanti vorrebbero usufruire delle opportunità offerte. Si richiede quindi uno snellimento delle procedure, magari anche con forme di autocertificazione nei casi di contributi di modesta entità. Per quanto riguarda poi l'ottenimento di prestiti per la copertura della quota di spesa a carico del beneficiario, nonché a titolo di anticipazioni del contributo europeo, appunto tali difficoltà scoraggiano molti soggetti interessati che potrebbero partecipare ai bandi e talvolta persino i vincitori si trovano costretti a rinunciare ai finanziamenti. Quindi sarebbe opportuno promuovere delle soluzioni per favorire l'accesso al credito, con particolare riferimento alle donne e ai giovani, che risultano essere le categorie più penalizzate. Poi, proseguendo con l'analisi delle problematiche, rileviamo anche una difficoltà oggettiva data dalla mancanza di un sistema omogeneo di regole e di procedure certe, che sia concordato e chiaro dall'inizio del periodo di programmazione e non in corso d'opera. Infine, devono essere definiti in modo puntuale gli obiettivi, contenuti e i tempi di realizzazione dei programmi, esplicitando sin dal principio quali siano i risultati attesi e i mezzi mediante i quali ottenerli, senza che ci si concentri unicamente sulla spesa e sul fattore economico. Infatti, come abbiamo modo di osservare soprattutto a livello di amministrazioni locali, la quantità e la qualità non necessariamente vanno di pari passo. Infatti la quantità appunto di fondi non è spesso indice di efficacia in termini di attuazione della politica di coesione. Abbiamo in Italia tanti esempi di cattedrali nel deserto, quindi opere edificate con finanziamenti europei che rimangono inutilizzate per mancanza di risorse per la gestione. È urgente quindi estirpare la cultura del tanto sono soldi europei e se non li usiamo li perdiamo. Espressioni che denotano una percezione distorta delle finalità e dell'origine dei fondi. Si ha infatti difficoltà a collocare l'opera all'interno di un sistema integrato di relazioni economiche e sociali funzionali allo sviluppo coordinato del territorio. Non si ha inoltre la consapevolezza che il contributo europeo rappresenta solo una quota del finanziamento che va integrato con risorse proprie dell'ente che realizza l'opera, neanche del fatto che tali fondi sono alimentati con imposte versate da tutti i cittadini europei. Da tali considerazioni quindi deriva la necessità di una più chiara comunicazione delle finalità delle politiche di coesione, del rafforzamento del senso di cittadinanza europea e della responsabilità di ogni individuo e di tutte le istituzioni nell'utilizzo delle risorse. Per concludere vorrei evidenziare che al 30 aprile 2013 solo la provincia autonoma di Trento è stata in grado di impiegare il 100% della dotazione a sua disposizione. Le domandiamo se abbia in programma delle iniziative per permettere alle regioni di raggiungere simili livelli di eccellenza, tenendo conto delle peculiarità di ciascun territorio. Molte realtà regionali infatti presentano delle criticità specifiche che a nostro avviso vanno valutate e prese in considerazione. Auspichiamo quindi che venga attuata la semplificazione, come suggerito dalla Commissione europea, mediante l'applicazione di nuove metodologie di sistema, la promozione delle buone pratiche, l'apprendimento dagli altri stati membri più virtuosi e una migliore formazione del personale. Grazie onorevole Pinna. Onorevole Schiro. Grazie Presidente. Allora, una cosa che la prima immediata che mi ha fatto venire in mente adesso l'intervento della collega Pinna è questa, che avevo escluso dal mio intervento. Noi in Italia siamo sottoposti ad esempio a una quintupla burocrazia. Qualsiasi imprenditore voglia lavorare, ma chiunque voglia fare qualcosa attraverso dei fondi europei con l'Unione Europea o già solo dei permessi più complicati, oggi abbiamo votato quella sull'ozono, insomma è sottoposta a una quintupla burocrazia.
faticosa e costosa. Si potrebbe immaginare, questo comunque non è il cuore dell'intervento, ma una, come si dice, un suggerimento, una ipotesi, e delle forme di semplificazione che permettano una autorizzazione a monte per renderci conformi al resto dell'Europa e una a valle che ci renda appunto conformi al territorio, scavalcando tutte le altre quattro fasi. Questa è una domanda che sarebbe, arricchirebbe tante persone, farebbe risparmiare tempo. Invece il senso del mio intervento, non ho sentito parlare nella sua esposizione di scuola o formazione, probabilmente perché lei aveva già indicato all'inizio nella sua premessa i tre pilastri, cioè che lei conosce avendoli concepiti, li ricordiamo ai colleghi, che sono l'immediato avvio, il basso tiraggio e i pochi adempimenti burocratici. Quindi probabilmente la scuola richiederebbe una più ampia, la scuola o meglio la formazione richiederebbe una più ampia strutturazione, una ristrutturazione come dire sostanziale che esula particolarmente dal suo campo, però mi viene in mente, proprio citando la regione Trento, il modello dell'apprendistato tedesco, che ha fatto passare dal 29 al 9% la disoccupazione giovanile e consta nel fare coincidere il momento del lavoro con ancora gli ultimi tre anni di studio. In Italia l'hanno applicato soltanto nella regione Trentino con grande successo, tenuto conto che la scuola d'altronde non può essere soltanto scuola tecnica di apprendistato, comunque una sorta di rigidità anche rispetto alle materie umanistiche probabilmente c'è e dovremmo riconcepire un po' l'idea di una scuola europea e coesa. L'ultimo punto che davvero mi colpisce perché ci richiama al ruolo che siamo venuti qui a ricoprire è quello, il problema del mezzogiorno. Mi piacerebbe poter raccomandare, se fosse possibile, l'applicazione di forme di censura verso tutti quegli interventi di noi deputati, perché siamo noi alla fine il peccato originale di quello che non è avvenuto nei territori di appartenenza, perché siamo noi che abbiamo permesso l'arrivo di risorse o non abbiamo permesso l'arrivo di risorse o ancora peggio abbiamo permesso, essendo garanti anche dei nostri sostenitori o rappresentanti nel territorio, che ciò avvenisse. Quindi delle forme di censura politico all'interno degli uffici studio, quando si riconoscono dei progetti di legge troppo microsettoriali che rassentano quindi l'interesse privato o territoriale, esulando dalla visione complessiva di una regione e di un governo. Grazie. Grazie onorevole Schirò. Onorevole Borghesi. Sì, grazie. Io volevo porre invece l'accento e l'attenzione anche a quanto sta accadendo nella parte più sviluppata del nostro paese, in quanto questa crisi sta colpendo duramente anche il nostro più avanzato sistema produttivo, che si trova soprattutto a nord, quindi non voglio dilungarmi sugli effetti di questa crisi che concretamente hanno prodotto un'enormità di chiusure di imprese che hanno di fatto poi aumentato il tasso di disoccupazione a livelli a nord mai visti, con conseguenze direi pesanti sul calo dei consumi, su un calo della domanda interna, su un calo della fiducia delle nostre imprese, delle famiglie, dei consumatori, su un calo del reddito disponibile, che tutto questo ha prodotto e sta producendo un crescente disagio sociale ed una perdita di competitività che potrebbe essere
molto molto grave a fronte di una mancanza di interventi che mirino appunto a tutelare questo nostro sistema. Quindi noi volevamo chiedere, anche alla luce dei dati che il Ministro ci ha illustrato qui oggi, attraverso quali misure poter migliorare il dato dell'utilizzo dei fondi, soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo competitività, che è quello che riguarda la parte più sviluppata del Paese, e quali misure poi il ministro intende adottare per attuare una tutela, una difesa di questo nostro sistema economico produttivo che sta subendo una crisi così pesante. Ed inoltre un'altra cosa, ci piacerebbe conoscere magari un po' più nel dettaglio, avendo magari anche un dato regionalizzato sull'utilizzo dei fondi e sullo stato di attuazione degli interventi per i diversi obiettivi, però riferito alle diverse realtà regionali, in maniera tale da poter capire anche come mai alcune regioni, è stato citato il Trentino prima, hanno registrato uno stato di attuazione molto molto avanzato rispetto magari a altre regioni del sud dove questo dato è di parecchio inferiore. Quindi cercare anche da lì di capire quelle che sono le cause e di conseguenza poi quelli che possono essere i rimedi per attuare un miglioramento che dai dati insomma sembra più che mai necessario. Grazie. Grazie onorevole. Grazie onorevole Borghesi. Onorevole Pannarale. Grazie Presidente. Intervengo per porre due sollecitazioni. Intanto ringrazio molto il Ministro, senza alcuna formalità, per una relazione che ho trovato molto accurata e capace di concentrare particolare attenzione sull'importanza di questi fondi oggi, atteso che dopo anni di politiche lineari sono davvero ormai l'unica possibilità che molte regioni hanno per poter avviare delle strategie di investimento e di crescita che possa essere durevole. Ho apprezzato il riferimento al Mezzogiorno come priorità di intervento che possa finalmente diventare per un Paese e per un contesto nazionale una possibilità rinnovata di crescita armoniosa e complessiva. Le due sollecitazioni sono queste. Una, quanta attenzione, quanto impegno intendiamo mettere sul punto della nettizzazione del cofinanziamento delle spese per i fondi europei. Peraltro lo ricordava già prima l'onorevole Palese nel suo intervento, è vero che nella capacità di spesa delle regioni c'è un punto di formazione spesso assente o comunque non particolarmente curata. È altrettanto vero che il problema del patto di stabilità spesso, e direi la maggior parte delle volte, mette queste regioni nella difficoltà di poter utilizzare i fondi nella maniera piena e compiuta. Io vengo da una regione che, insomma, alla quale più volte la Commissione ha riconosciuto una grande capacità di spesa, è la Puglia, ma insomma continuiamo ormai da tempo a sollecitare con forza questo punto del patto di stabilità. E poi rispetto all'agenda dei fondi strutturali 2014-2020 sappiamo che non c'è ancora quello che è il quadro finanziario che dovrebbe essere predisposto dalla Commissione, così come non c'è ancora l'accordo tra gli Stati per la ripartizione dei fondi per le regioni obiettivo convergenza, competitività e per quelle intermedie, insomma per le cosiddette regioni in transizione. Io insomma chiedo ancora al Ministro quali misure intendiamo intraprendere affinché venga
alle regioni obiettivo convergenza almeno assicurato lo stesso plafond di fondi della programmazione 2007-2013 e rispetto al nuovo obiettivo delle regioni in transizione ci siano risorse ulteriori e non invece la necessità di dover, diciamo, dividere ulteriormente quelle possibilità e quelle opportunità per quelle regioni obiettivo convergenza che già hanno potuto usufruire di una serie di fondi nella programmazione precedente. Grazie. Grazie onorevole Pannarale. Onorevole Censore. Grazie, ho ascoltato con attenzione la relazione del Ministro, la trovo interessante, ma nel contempo anche allarmante rispetto ai dati che snocciolava qui. Il Ministro, facendo una differenziazione tra gli impegni e il livello di spesa, c'è una dicotomia tra le due aree, ma in un'area, soprattutto nell'area meridionale, i dati sono tragicamente diciamo spaventosi, nel senso che la percentuale di spesa è molto molto bassa. E ad un anno di chiusura della programmazione, perché noi già siamo nel 2013 e parliamo di una chiusura, di una programmazione che ormai volge quasi al fine, anche diciamo, questa azione di riprogrammazione che io ho trovato molto interessante, spero che non faccia, diciamo, che non si verifichi o che non faccia la fine di altre riprogrammazioni che ci sono state rispetto alla spesa comunitaria, che è una spesa aggiuntiva, parliamo di risorse straordinarie, laddove nelle regioni meridionali i bilanci ordinari delle regioni non bastano nemmeno per le quotidianità. Ma l'analisi, secondo me, non si concentra sulle cause, sul perché nelle regioni meridionali non si riesce a spendere questi fondi. Allora, secondo me, oltre alla debolezza del tessuto economico e sociale, della debolezza delle imprese, delle difficoltà degli enti territoriali, c'è intanto un'incapacità di molte regioni a programmare e a spendere le risorse comunitarie. E allora io non so se è possibile commissariare alcune regioni. Io leggevo poco fa che in un comitato di sorveglianza in una regione meridionale addirittura la Commissione europea ha sospeso molti e molti bandi per incapacità proprio amministrativa, ho letto testualmente le parole. Oltre a questo, noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che secondo me stridono rispetto al grido di allarme che arriva dal Mezzogiorno. Per quanto mi è noto, un importante APQ, che è l'APQ di Gioia Tauro, che mobilita 270 milioni, è stato bloccato anche dalla Commissione europea. E quando parlo dell'APQ di Gioia Tauro, non parlo dello sviluppo di un importante hub portuale, che è il più importante, ma parlo dell'ammodernamento della linea ad alta velocità da Reggio Calabria a Salerno. E tutti i colleghi sanno che l'alta velocità si ferma a Napoli, quindi noi parliamo di un'infrastruttura strategica non legata alla sola Calabria ma legata a tutto il Mezzogiorno. E il blocco di questa PQ è perché le dotazioni nazionali, quelle relative al PON sicurezza, non danno, diciamo, RFI ha bloccato il bando perché non ci sono le garanzie da parte pubblica, secondo quanto asserisce le ferrovie statali. E quindi secondo me ci sono dei problemi che vanno affrontati in maniera strategica e in maniera settoriale, così come molte misure alle quali non si attinge perché c'è una debolezza da parte degli imprenditori. Io l'altro giorno ho partecipato a una riunione con dei pescatori e nel Mezzogiorno c'è la crisi di tutto il comparto delle marinerie, e perché non riescono ad ammodernare le loro attrezzature, non riescono a far fronte, diciamo, a mettere in atto nuove metodologie di pesca per stare in linea con quanto la comunità europea impone su alcuni divieti, perché le marinerie sono deboli, non hanno capacità di attingere al credito,
e quindi i bandi restano là. Io per nella mia regione parlo per esempio di un fondo per la pesca di quasi 70 milioni, dove la percentuale di spesa è appena il 6-7%. Allora dobbiamo vedere come interveniamo su queste criticità, che sono criticità che a queste regioni non hanno permesso una crescita in termini di PIL, perché sebbene ci siano state diverse programmazioni, c'è stata una pioggia di una spesa a pioggia, la spesa c'è stata per quello che è stato possibile, perché molti fondi sono caduti in disimpegno, ma non c'è stata una crescita in termini di qualità della vita, in termini di crescita economica e in crescita anche di PIL. Quindi secondo me il fatto di analizzare la situazione di queste regioni, perché lei mi diceva, il Ministro diceva che nell'ambito delle regioni meridionali ci sono situazioni e situazioni, ci sono anche situazioni molto più gravi, e quindi io inviterei il Ministro a vedere, sicuramente avrà già in suo possesso, la situazione di alcune regioni dove i target di impegno e di spesa sono spaventosi ad un anno dalla conclusione di questo programma, e non vorrei che queste risorse con le quali si potrebbe potrebbero dare delle risposte importanti cadano in disimpegno o, come ricordava qualche collega, vengono utilizzate poi per progetti sponda, per opere poi che non arrivano mai a compimento e non apportano, diciamo, sostanziali cambiamenti a delle regioni che hanno potenzialità e, se aiutate con queste risorse straordinarie, potrebbero diciamo risorgere. Vedo di buon occhio anche l'agenzia che lei citava, ma lo invito a guardare nello specifico l'APQ di Gioia Tauro, che è un APQ molto importante, che riguarda Gioia Tauro, ma riguarda l'ammodernamento dell'alta velocità da Napoli a Reggio Calabria. Grazie. Grazie onorevole censore. Onorevole De Mita. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, credo che la parte più rilevante, per certi versi più significativa, del suo intervento, anche per le responsabilità che lei ha all'interno di questo governo, sia la parte introduttiva, cioè quella nella quale lei ha richiamato i principi costituzionali ispiratori della Comunità Europea, che suggeriscono il principio di promozione della giustizia sociale e di rimozione delle diseguaglianze. Credo che sia l'aspetto più significativo e l'elemento di novità, perché dopo alcuni mesi si riprende nella discussione politica la circostanza che tutti gli aspetti della tecnica siano serventi a questo obiettivo. E non è che la tecnica fa premio sulla prospettiva di giustizia sociale. Credo che questo sia un elemento significativo. Reputo che sia stato fatto con precisa consapevolezza, perché questa è la discussione che va aperta sia sul piano europeo che sul piano nazionale. Tutte le questioni relative ai vincoli del patto di stabilità, rapporto deficit-PIL, rapporto debito-PIL, se non vengono rilette nella loro dimensione storica, perdono di significato. Il rapporto del 3% fu il risultato di una mediazione politica tra Kohl e Mitterrand. Non fu il risultato di un ragionamento della tecnica. Se non si recupera questo, ogni altra valutazione si perde nel linguaggio tecnocratico. E credo che per questo principio ispiratore lei abbia posto come primo punto della sua relazione un aspetto apparentemente marginale, ma richiamato da alcuni colleghi. Se noi non nettizziamo il cofinanziamento, non ci rendiamo conto del perché in molte realtà i fondi non si spendono. La regione Campania, che è ritenuta una delle regioni canaglia dal punto di vista della spesa dei fondi comunitari, negli ultimi anni si è trovata in una sorta di tempesta perfetta: sforamento del patto di stabilità, tetti di spesa, mancanza di liquidità. E noi ci siamo trovati con i fondi lì della Comunità Europea senza la possibilità di spenderli. Se non si fa, ma del resto lei ha detto che questa è la sua intenzione,
un'operazione che mette da parte tutta la spesa di investimento nel calcolo del vincolo del patto di bilancio, noi andremo a sbattere contro un muro. Del resto, nella stessa legge fondamentale tedesca, visto che i tedeschi sono i teutonici per definizione, c'è il principio che la spesa di investimento non è calcolata ai fini dell'equilibrio di bilancio. Questo è il primo, l'aspetto secondo me di maggiore rilievo. Sui due punti che lei ha toccato, la riprogrammazione. La riprogrammazione si muove su una linea di equilibrio molto, molto fragile. L'esigenza di fare interventi anticiclici e l'intervento sul sociale, come lei ha detto, mi pare quello più significativo, però c'è anche l'esigenza di muoversi tenendo conto della prospettiva. E allora, signor Ministro, andrebbe valutata la circostanza che gli interventi devono essere costruiti nella logica dell'area vasta. Se noi non ci rendiamo conto che anche nelle regioni, nelle amministrazioni regionali, c'è una forma di localismo regionalistico, noi non saremo in grado di dare un'indicazione. Il secondo aspetto, quando lei parla di interventi a sostegno delle imprese, sì, sostegno delle imprese, ma anche sostegno ai nuovi fattori produttivi, soprattutto nel Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è cresciuto sull'industria, ma se noi non cogliamo che oggi il fattore produttivo da far emergere è quello del turismo, della cultura, della gestione dei beni culturali, noi non ci rendiamo conto del cambio di dimensione storica. Del resto, nel carteggio tra Italia e Stati Uniti, quando furono stabiliti i fondi del piano Marshall, emerge che gli americani avevano proposto al governo italiano un intervento nel Mezzogiorno tutto sul turismo. Definivano la curva Campania, Calabria e Sicilia l'arco d'oro. L'Italia fece la scelta del modello produttivo industriale. Le segnalo, perché è un'iniziativa sperimentale, sono curioso di vedere gli effetti, anche perché se ne possa tener conto nella programmazione 2014-2020, che la Regione Campania su questo POR, sui beni culturali, ha fatto un bando di ristrutturazione di siti culturali, dando i fondi finalizzati alla gestione. Il beneficiario deve presentare un piano di gestione economica, caricarsi la gestione per un periodo non inferiore a 5 anni, pena la revoca del finanziamento. Se i fondi pubblici servono per fare impresa e il bene che si costruisce, sia esso un museo o un'altra cosa, non realizza le dimensioni di impresa, i soldi pubblici tornano a casa. Non vengono utilizzati per opere mascherate di riqualificazione urbana. Sulla nuova programmazione, credo che il punto di partenza sia quello di fare una valutazione critica su quello che è successo. Se noi risolviamo tutte le incertezze sui fondi comunitari con una soluzione di profilo antropologico, non ne veniamo fuori. Andrebbe ripreso e per certi versi approfondito il rapporto Barca di alcuni anni fa. Noi subiamo la combinazione di alcuni fattori, uno endemico all'Italia. Cioè che l'offerta condiziona la domanda. Chi ha i soldi stabilisce dove si spendono senza porsi il problema del beneficiario, che cosa serve al beneficiario. La seconda, che è stato uno dei forti elementi distorsivi, che i fondi comunitari non sono stati più aggiuntivi rispetto ai fondi nazionali, ma sono diventati sostitutivi. E siccome le amministrazioni locali, non avendo più i fondi nazionali, ma avendo quelli europei, hanno distorto la spesa dei fondi comunitari volta alla riduzione delle diseguaglianze per gestire il corrente. Noi abbiamo delle distorsioni in alcune regioni nelle quali i fondi comunitari sono stati utilizzati per la spesa per stipendi, costruendo degli artifici di bilancio. Ma non è solo un fatto antropologico, è che siccome queste risorse si sono sostituite a quelle nazionali, sono state utilizzate secondo le condizioni del contingente. Allora, sulla riprogrammazione, obiettivi essenziali, di area vasta, l'idea di muoversi per grandi progetti interregionali potrebbe essere utile. Il regolamento comunitario 1086, dal punto di vista procedurale sui grandi progetti, può aiutare la realizzazione di alcuni obiettivi.
e sulla governance, piuttosto che fare agenzie, io riprenderei la filosofia del POIN, cioè strutture interregionali con la guida del governo centrale che coinvolgano le istituzioni rappresentative del territorio, non le espropino, però le vincolino a fare un ragionamento di ordine generale. Credo che questo approccio, concluso, possa anche aiutare a raggiungere l'obiettivo che lei si è posto, cioè di una riflessione su quello che è accaduto nel Mezzogiorno e quello che si possa fare. Io credo che il punto di fondo sia riconoscere autonomia, cessare con un approccio paternalistico, ma all'autonomia far corrispondere responsabilità. Chi sbaglia paga. Dare le risorse responsabilizzando le istituzioni, soprattutto gli enti locali sul territorio, senza i vincoli. Dare dei fondi a un sindaco con destinazione vincolata e magari le esigenze di organizzazione della comunità sono diverse e irragionevoli. Riconoscere l'autonomia ma far corrispondere all'autonomia la responsabilità. Credo che questo sia l'unico modo per far crescere democraticamente un'area significativa del Paese. Grazie onorevole De Mita. Onorevole Culotta. Sì, intanto ringrazio il Presidente e ringrazio il Ministro per la brillante esposizione della sua relazione, che comunque ci restituisce un quadro molto completo di quello che è stato il passato rispetto appunto ai fondi comunitari, quello che è il presente e quello che sarà del prossimo step di riprogrammazione dei fondi comunitari. Dando anche un plauso per quello che è stato poi il finale della sua relazione, cioè il fatto che comunque il Ministero della Coesione Territoriale non può semplicemente occuparsi di riprogrammare i prossimi fondi e di rivedere, diciamo, quest'ultimo scorcio brevissimo che ormai rimane, ma di parlare di coesione in termini più ampi, andando a rivedere, cercando di colmare una questione meridionale che mai si è colmata nel tempo. Considerato che c'è proprio pochissimo tempo ormai a disposizione per concludere questa sessione pomeridiana, mi limiterò a dire poche cose, anche perché chi mi ha preceduta sicuramente ha fatto dei riferimenti importanti circa tutto quello che non è stato messo in piedi nella programmazione che ci ha preceduto, quelle che sono state le lacune dove dovremmo intervenire, però vorrei fare un cenno rispetto ad alcune cose che sono state fatte e a cosa si potrebbe pensare di fare per la prossima riprogrammazione. Rispetto al documento che era stato redatto dal Ministero della Coesione Territoriale, quando appunto c'era il Ministro Barca, metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020, in molti territori, riuniti chiaramente in comprensori vasti, ci si è riuniti per riflettere su quel documento e capire dove si poteva andare in base alle risorse presenti sul territorio, alla valorizzazione delle stesse rispetto ad una programmazione di futuri fondi appunto, e a dove si è sbagliato in passato, a come colmare i vulnus che nel frattempo ci vengono presentati. Quindi mi piacerebbe sapere se il Ministero ha intenzione di muoversi in questa direzione e come, cioè di raccogliere tutto quello che sui territori, rispetto anche all'A che è stato fornito direttamente dal Ministero, si ha la possibilità di scegliere come intervenire sui territori, direttamente dai territori stessi, anche per evitare il fatto che poi ci sia una non spesa dei fondi comunitari o limitare il subire, diciamo, una politica troppo centralistica che spesso fa difficoltà poi ad adattarsi sui territori. Quindi se c'è, diciamo, una possibilità in questo senso. Come si può intervenire e come si può intervenire soprattutto per snellire tutti quei processi burocratici che allentano tantissimo poi il lavoro delle amministrazioni locali, perché se pensiamo che un comune presenta un progetto a bando, poi per ovvie ragioni legate al patto di stabilità regionale passa del tempo e quindi le somme vanno riscritte in bilancio, nel frattempo dobbiamo adeguare il progetto ai nuovi prezzieri regionali, passa del tempo e
automaticamente quelle somme possibilmente non saranno più spese dagli enti locali che ne hanno fatto richiesta. Quindi come si può intervenire nello snellimento burocratico per evitare lungaggini di questo tipo? Come si può mettere fuori il cofinanziamento dal patto di stabilità per gli enti locali, proprio per far sì che venga avviata una fase di spesa più semplice, soprattutto nella tempistica. Grazie. Grazie onorevole Culotta. Onorevole Guerra, e poi la parola al presidente Bordo. No, rapidissimo, cerco di stare al minuto perché voglio porre un paio di questioni molto elementari, diciamo così, che però mi interessa sottoporre al Ministro, mentre lo ringrazio per la sua relazione e gli faccio gli auguri di buon lavoro. La prima questione è questa, la metto lì così molto rozzamente e molto banalmente. Noi stiamo rischiando di perdere miliardi e miliardi di euro di fondi e di risorse sui fondi, sulle politiche di coesione, di convergenza e di competitività. Contemporaneamente noi abbiamo i comuni in questo nostro paese bloccati dai vincoli del patto di stabilità, la cosa è già stata ripresa da molti, abbiamo un obiettivo di patto di 1 miliardo di euro. Dopodiché so che parliamo di due cose che hanno tecnicalità e elementi diversi, ma voglio porre un punto politico al governo. È possibile che non riusciamo a trovare le condizioni in questo scorcio di finale della spesa del 2006, del periodo di programmazione 2006-2013 per riuscire a togliere di mezzo quest'anno i vincoli del patto di stabilità sugli investimenti per i comuni? È possibile che non riusciamo davanti a queste grandezze, a queste dimensioni di due vicende che ci vedono impegnate tutte e due sul fronte europeo, no? A trovare i modi, le tecnicalità e le forme per consentire di sbloccare investimenti e spesa vera per investimenti che i comuni sarebbero in grado di fare se non fossero bloccati dal patto, e nello stesso tempo rischiamo invece di sacrificare, di perdere risorse. Cioè credo che questo di ricostruire un'unitarietà, se ogni euro deve essere utilizzato, ricostruire un'unitarietà delle politiche che complessivamente mettiamo in campo mi sembra essenziale. Non possiamo avere da un lato l'incapacità di spendere, il rischio di perdere finanziamenti, e dall'altro imponiamo ai comuni di non spendere i soldi che hanno per le loro attività. Credo che sia un impegno politico di primaria importanza ricostruire una coerenza tra queste cose. L'ultima considerazione, la seconda considerazione, una battuta, anche questa me la cavo molto rozzamente, però si spende meglio centralizzando, si spende meglio lasciando campo alle autonomie. Laddove le autonomie funzionano spendono meglio, sicuramente, che non le amministrazioni centrali. Laddove ci sono, per una serie di ragioni e di questioni, problemi e difficoltà, non credo che ci sia molto da dire se non mettere in campo poteri sostitutivi effettivi ed efficaci e con tempistiche compatibili con gli impegni che si hanno. Non c'è una ricetta singola, se va meglio da una parte va meglio dall'altra, si tratta di guardare e costruire procedimenti e percorsi che consentano di sperimentare l'autonomia, ma anche di recuperare con interventi sostitutivi nel momento in cui l'autonomia non sia in grado di esprimere quello che deve esprimere. Grazie. Grazie, onorevole Guerra. Presidente Bordo. Sì, grazie Presidente. E grazie al Ministro. Io ho largamente condiviso la relazione che il Ministro ha fatto, i dati che ci ha fornito, l'analisi sulle risorse a disposizione e le valutazioni politiche e programmatiche che ha fatto. Il Mezzogiorno finalmente torna ad essere una priorità, c'è la volontà del Governo, come è stato detto, di fare ogni sforzo per provare a colmare le differenze ancora molto forti che sono presenti nel nostro Paese tra le aree più avanzate e quelle che stanno più indietro. Il Ministro ha anche detto di voler svolgere pure questa funzione nel Governo, perché non può, appunto, come ha detto, essere solo il Ministro delle risorse europee. Giudico molto positiva l'idea di fare un gruppo di lavoro che poi verifichi anche i servizi offerti, specialmente nelle regioni meridionali, i costi, la qualità, e se necessario possa intervenire anche con poteri sostitutivi
per colmare eventuali ritardi e inefficienze di amministrazioni locali e regionali. Aggiungo che in positivo rispetto alle risorse che si hanno a disposizione c'è rispetto agli anni scorsi il complessivo incremento della capacità di progettazione e di spesa delle regioni meridionali, ma in negativo c'è comunque il fatto, proprio perché parliamo oggi di politiche di coesione, c'è la persistente comunque penalizzazione delle aree meridionali, in qualche circostanza anche per responsabilità di chi in quelle aree governa, nella distribuzione delle risorse ordinarie e straordinarie gestite direttamente dallo Stato. E vengo a qualche esempio di dettaglio, anche se capisco di poter dire anche cose che non hanno propriamente a che fare con le competenze che ha il Ministro della Coesione, ma nell'ottica di una visione d'assieme che il Governo deve avere in materia di coesione è giusto sollevare anche in questa sede, fare qualche esempio di questo genere. Sulle infrastrutture, per esempio, il Ministero delle Infrastrutture ha in cantiere opere per 25 miliardi in tutta Italia, la quota destinata al Sud è di 5 miliardi, pari ad appena il 20% del totale, non il 35% indicato nei documenti di programmazione, come obiettivo da raggiungere per ridurre il gap infrastrutturale che c'è proprio tra il Nord e il Sud. Di più c'è che la nuova regolamentazione dei fondi FAS rischia di produrre la perdita di 3 miliardi di euro per il Mezzogiorno. Il piano operativo dei trasporti 2007-2013 contiene interventi che avrebbero già dovuto essere attivati. Io voglio sapere, al punto in cui siamo, questi interventi potrebbero anche essere definanziati in ragione dei ritardi che sono stati accumulati? E poi, è stato sottoscritto il contratto istituzionale di sviluppo per la direttrice ferroviaria Napoli, Bari, Lecce, Taranto. Se ne sottoscriverà uno analogo, per esempio, per il potenziamento della linea adriatica tra Foggia e Ancona, che è un'opera anch'essa inserita nel PON Trasporti, considerata che quella è una direttrice di marcia che prosegue, per esempio, a binario unico. Sull'occupazione, il Ministro ha annunciato la volontà di utilizzare gran parte delle risorse comunitarie e del cofinanziamento nazionale, non speso o spese male, per interventi sull'occupazione, in modo particolare quella giovanile. C'è già un punto di elaborazione rispetto a questo tipo di pianificazione? Ancora, è stata annunciata la volontà di concentrare le risorse su un minor numero di progetti e di migliorare la capacità di gestione anche attraverso un più attivo coordinamento e sostegno nazionale. Ci sono indirizzi definiti, quali iniziative sono state assunte. Poi c'era una questione che è stata posta in parte anche dall'onorevole Pannarale e di cui abbiamo già avuto modo di parlare. Io penso che si debba promuovere, che sarebbe utile promuovere un'iniziativa condivisa in vista del Consiglio europeo per chiedere al Governo di stanziare i 2 miliardi di euro che servono a sbloccare i 30 miliardi che ancora devono essere spesi e allo stesso tempo per rafforzare la stessa tesi che il Governo ha ancora esplicitato oggi per ottenere dall'Unione Europea l'esclusione dal patto del cofinanziamento, perché se non c'è questo risultato diventa molto complicato per gli enti locali e le regioni che hanno la possibilità di spendere comunque di agire. E infine, oggetto molto probabilmente di una risoluzione che presenteremo nei prossimi giorni, rispetto alle risorse, al fondo di compensazione che si ha a disposizione, probabilmente bisognerebbe rivedere i parametri con cui le risorse sono state distribuite tra le regioni, perché ci troviamo di fronte al paradosso che ci sono regioni, diciamo anche più virtuose, che per effetto dei parametri utilizzati sono state penalizzate. Dentro questo quadro c'è la Puglia, c'è la Lombardia, c'è il Veneto, insomma, regioni che avrebbero maggiori capacità di spese, ma che
per via dei parametri con cui queste risorse poi sono state ripartite, hanno subito da questo punto di vista alcune penalizzazioni, che non è giusto dal punto di vista politico e della tenuta complessiva. Grazie Presidente Bordo. Ministro, insomma, una carne al fuoco messa dalle due commissioni è tanta. Aggiungo alcune brevissime valutazioni e un paio di domande che chiosano in realtà alcuni interventi fatti dai colleghi. No, la prima valutazione è, intanto grazie per la relazione esaustiva e per le risposte che ci darà in replica, che senz'altro chiariranno anche alcuni aspetti posti dai colleghi. E grazie soprattutto per la distinzione che ha fatto nel definire il suo ministero, il suo dipartimento, come il Ministero della Coesione e non il Ministero dei Fondi. Perché se sarà come sarà, conoscendo anche la sua storia, il Ministero della Coesione, abbiamo la certezza qui in Parlamento di poter lavorare con lei per far sì che una serie di riforme anche legate alle politiche, quelle sottolineate dal Presidente del Consiglio in occasione del suo insediamento, che dovrebbero distinguere, così come stanno distinguendo anche in questi primi passaggi, anche il lavoro tra opposizione e maggioranza, probabilmente ci consentiranno di ottenere gli stessi obiettivi che abbiamo ottenuto durante la conversione del decreto sui debiti della pubblica amministrazione. E su questo io penso che lei avrà il sostegno convinto, soprattutto se il punto di ripartenza nella ridefinizione delle priorità è quello che lei ha sottolineato, perché mi pare questa la novità di questa nostra audizione, nella concentrazione delle poche risorse disponibili, diciamo al netto di quelle programmate, sull'abbassamento del costo del lavoro. Mi pare poter dire, lei oggi ci sta preannunciando che tra le prime misure dei suoi uffici c'è lo stanziamento delle risorse disponibili ad abbassamento del cuneo fiscale, questo tema in linea con le anticipazioni che aveva dato alle Camere il Presidente del Consiglio. Ci conforta il fatto che questo avvenga attraverso gli strumenti in suo possesso, perché riteniamo di poter dire che andranno esattamente sul tipo di disoccupazione giovanile o di prima occupazione, che è il target in questo momento da aiutare e che caratterizza le condizioni di maggior debolezza nel nostro complesso sofferto mondo del lavoro. E accanto a questo recupero la sua valutazione sull'attenzione del Ministero della Coesione e del Ministro della Coesione sui servizi, anche da garantire con strumenti sostitutivi, perché le chiedo di recuperare l'intervento della collega Schirò, perché alcuni dei temi mai presi in considerazione o tirati all'ultimo momento in provvedimenti abbastanza trasversali e intersettoriali, mi riferisco alla scuola, alla ricerca, possono essere quelli su cui noi rafforziamo i concetti di coesione a lei cari, e più in generale le segnalo, probabilmente questa è una fase in cui anche sul pubblico impiego, soprattutto per le misure su cui si sta discutendo anche qui in Parlamento, visto che è allo studio un provvedimento che toccherà una serie di comparti, una serie di dipartimenti, se non sia arrivato il momento, soprattutto nelle ex area obiettivo 1, nell'area convergenza, di ipotizzare meccanismi in cui la parte, diciamo, legata alle retribuzioni condizionata ai risultati sia più alta rispetto al passato, perché io inizio a pensare che ovunque i servizi pubblici, soprattutto quelli alla persona, debbano essere giudicati direttamente dagli utenti, e siccome le istanze che arrivano anche in Parlamento sono di varia natura, diciamo dalle ASL passando per gli enti locali,
dai singoli cittadini passando per le imprese, tutti ci chiedono di poter giudicare e facciamo di giudicare e leghiamo i compensi e una parte di salari che non possono essere più bloccati, quelli del pubblico impiego. Gli ultimi interventi fatti che hanno portato all'ennesimo blocco dei contratti del pubblico impiego, io penso che sia l'ultimo sforzo possibile. Siccome bisognerà ripartire di là, forse questo è il momento, e lo dico al Ministro della Coesione, di avere il coraggio di provare come Ministro della Funzione Pubblica a modificare alcuni assetti ai quali purtroppo siamo abituati. Questo, diciamo, per venirle incontro rispetto al ragionamento più generale fatto, che può apparire non di sua stretta competenza, ma che invece può essere rafforzato dal suo ruolo di coordinamento sulle politiche, sulle policies. Invece, telegrafico sullo stato di attuazione dei fondi strutturali 2007-2013 e sul 2014-2020. Sul 2007-2013 guardi, le riprendo gli interventi dei colleghi Pannarale e De Mita. Siccome da un lato noi ci siamo ritrovati a dover far spingere attraverso anche l'azione parlamentare le regioni alla spesa, salvo poi essere i destinatari, manovra dopo manovra, di un allargamento delle maglie relative al patto di stabilità per consentire alle stesse amministrazioni di spendere i fondi strutturali. Siccome è una schizofrenia oggettivamente insostenibile, il prossimo passo parlamentare sarà la risoluzione a cui faceva riferimento il Presidente Bordo, alla quale ha lavorato già la Commissione Politiche Comunitarie, che la Commissione Bilancio ovviamente ha condiviso, condividerà, sarà oggetto di discussione nelle due commissioni, ma riteniamo che questo passaggio sia fondamentale. Siccome ci siamo già, una somma stanziata sulla quantità di tolleranza c'è già, si tratta di fare una valutazione definitiva e irreversibile di qui al 2015, così abbiamo la certezza che le nostre regioni, almeno quei 30 miliardi, è certo che potranno spenderle almeno per quanto riguarda la composizione e le caratteristiche del patto di stabilità. Se poi le regioni non saranno in grado di spenderli, risponderanno direttamente gli amministratori, ma senza più per nessuno la richiesta o in qualche modo l'alibi dei vincoli connessi al patto di stabilità. E siccome molte regioni spendono e spendono bene, io penso che lei troverà un sostegno totale in una battaglia di questo tipo che noi abbiamo il dovere di fare di qui all'autunno prossimo, quando in qualche modo bisognerà chiudere le maglie dei nostri interventi con la prossima legge di stabilità. Sul 2014-2020 faccio un passo indietro anche rispetto, diciamo, alle sue convinzioni culturali e scientifiche. Insomma, lo richiamava, lo ha ridetto Galli in apertura, facendo riferimento ai 30 miliardi, lo richiamava anche De Mita. Insomma, noi abbiamo la certezza, purtroppo, che le risorse comunitarie in alcuni casi nelle regioni del Mezzogiorno sono diventate sostitutive delle risorse ordinarie. E in alcuni casi, diciamo, questo approccio ha portato anche le amministrazioni stesse a utilizzare i fondi strutturali per fare cose che i cittadini italiani dovrebbero avere semplicemente per le tasse che pagano. A me fa accapponare ancora la pelle quando vedo, con risorse che dovrebbero servire allo sviluppo, fare sistemi fognanti, fogne, marciapiedi, in qualche caso palazzetti dello sport, piscine, tutte cose per l'amor del cielo. In alcuni casi quelle, diciamo, sono quelle meno nobili, stavo parlando di quelle apparentemente nobili che purtroppo però c'entrano relativamente con lo sviluppo. Ora, il ministro Barca ha fatto un lavoro straordinario nel tempo che abbiamo alle spalle, questo lavoro va completato, però siccome ne discuteremo nei prossimi mesi, prendiamo l'impegno che sul 2014-2020 il passaggio che lei ha fatto di pochi interventi ma strategici debba essere
il punto di riferimento della politica italiana. Poi le regioni singolarmente definiranno le priorità, ma se non lo facciamo ora ci rischiamo di ritrovarci tra qualche anno ad essere corresponsabili dell'ultimo vero passaggio che abbiamo a disposizione. Ultimissima domanda telegrafica, se ci può aggiornare sullo stato di attuazione del negoziato e sulla cosiddetta rete di sicurezza per le regioni con il PIL 2007-2013 sotto il 75% rispetto alla media comunitaria a 25%, ma il cui PIL pro capite è sopra il 75% per, sulla media europea a 27%. Su questo le chiedo un aggiornamento, perché arriva da più parti del Parlamento una richiesta di aggiornamento sullo stato del negoziato e potrebbe essere utile ottenerlo in questa audizione. Grazie, signor Ministro, ancora per la sua disponibilità. Grazie a voi, ringrazio ancora i presidenti e i membri delle commissioni che hanno ascoltato e quelli che sono intervenuti. Devo andare rapidamente perché credo che i tempi della seduta siano stretti. Non senza però ripetere quello che ho detto in apertura, e cioè che spero, come diceva anche il Presidente Boccia prima, che questo nostro primo contatto sarà seguito da altre occasioni di incontro e di discussione su temi specifici, su cui sicuramente quello delle cose da fare per cercare di raddrizzare il ciclo che si apre, raddrizzare nel senso di cercare di ridurre i problemi che abbiamo avuto in passato. Quindi sarà mia cura da questo punto di vista, attraverso i presidenti, porre il problema di ulteriori momenti di confronto. Ripeto anche che molti materiali per risposte più puntuali, cifre, sono contenute negli allegati che ho consegnato e che credo siano stati messi già a disposizione. Parto rapidamente da una questione che è stata sollevata da molti deputati e anche dai due presidenti della Commissione, cioè quella relativa al patto di stabilità interno e alle regole europee sui cofinanziamenti. Io ribadisco quello che ho detto prima, cioè dire come Ministro della Coesione farò il possibile per cercare di allargare o di eliminare, diciamo, l'uso del cofinanziamento per i fondi europei dal patto di stabilità interno, così come su questo c'è un accordo di tutto il governo italiano farà il possibile anche in collaborazione con altri governi dell'Unione Europea per sollevare il problema della cosiddetta nettizzazione, ma insomma diciamo di non considerare i cofinanziamenti nazionali per le politiche comunitarie, non considerarli parte della spesa pubblica e quindi calcolati dal punto di vista del deficit, eccetera. Naturalmente non devo ripetere qui una cosa che i deputati sanno bene, e cioè che a livello europeo questo dipende molto dai tipi di equilibri che si riusciranno a stabilire, anche se l'impressione che abbiamo avuto a livello di governo è che gli spiragli siano maggiori, ma non ancora del tutto aperti, come anche il Presidente del Consiglio recentissimamente ha affermato. Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, il problema è che siamo in una situazione, anche questo è molto noto ai deputati, siamo in una situazione di gravissime difficoltà della finanza pubblica. Quindi sicuramente per il prossimo anno è possibile prendere in considerazione con dei margini di manovra maggiori anche la questione del patto di stabilità interno. Temo che in questo momento le risorse disponibili siano tali forse da non consentire ulteriori allargamenti al momento. Detto questo, e quindi riconosciuta senz'altro la fondatezza di questo argomento che è stato sollevato oltre che dai presidenti, da diversi membri della Commissione, io vi devo dire anche con molta franchezza che, avendo cercato non da ora di capire i motivi delle difficoltà nell'uso di questi fondi europei, devo dirvi che la mia impressione è che questo elemento, soprattutto in alcuni casi di regioni più attive, ha certamente influito. Quindi il fatto, come diceva il Presidente Boccia, che noi da un lato spingiamo, cosa schizofrenica, per cui spingiamo a spendere ma nello stesso tempo mettiamo dei vincoli
che limitano la spesa. Questo in alcune regioni ha sicuramente pesato, però permettetemi di dire che io dissento dall'idea che spesso è portata avanti da molti autorevoli, anche colleghi, presidenti di regione, eccetera, che questo sia l'unico o il principale motivo che ci ha portato ai risultati che vi ho illustrato sinteticamente e che trovate nell'allegato. Io credo che ci siano altri fattori che, a seconda delle regioni, che non sono tutte uguali, non sono state governate tutte nello stesso modo, ci sono altri fattori che a seconda delle regioni influiscono. Tra questi fattori ci sono certamente quelli relativi alla capacità di indirizzo politico nelle varie regioni, ma anche alla capacità fondamentale di tipo amministrativo, organizzativo, che in generale è fragile, lo sappiamo, nel nostro paese, che è ancora più fragile in molte regioni del Mezzogiorno, e che i cui effetti, diciamo, di rallentamento delle procedure, dei processi, eccetera, sono enfatizzate, come ho cercato di dire nella mia presentazione iniziale, dal fatto che noi non poniamo dei limiti alla concentrazione degli obiettivi e quindi siamo esposti su un fronte talmente ampio che esalta le fragilità della pubblica amministrazione, in particolare delle amministrazioni regionali e locali. Quindi questo è un punto molto importante, un punto sul quale io non mi dilungo, nel senso che prenderei l'impegno con i presidenti a ritornare a discutere e a presentarvi diciamo le linee di indirizzo alle quali stiamo lavorando più precisamente per il 14-20. Però sicuramente il patto di stabilità, ripeto, è un elemento da prendere in considerazione, ma non esclusivo o decisivo in molti casi per avere portato ai risultati purtroppo non incoraggianti che in alcuni casi abbiamo registrato. Che fare? Appunto, io credo che, lo dico con parole molto semplici, diciamo, va anzitutto ripensato il governo complessivo di questa macchina dei fondi. Del resto è quello che ci chiede l'Europa, è quello che ci chiede lo stesso commissario Hahn, è quello che ci chiedono i cittadini italiani, perché non è possibile, cioè un grande ciclo di misure che è soggetto nell'arco in cui dura a tutte queste riprogrammazioni, è evidente che c'è qualche cosa che non funziona e che noi dobbiamo avere il coraggio di aggredire anche facendo delle scelte impopolari e, permettetemi di dire, anche cercando di utilizzare come risorsa le condizioni eccezionali in cui si muove questo governo di servizio, perché ci sarà da fare delle scelte non popolari per rimettere mano a questo meccanismo. Quindi meccanismo di governo significa centralizzazione, non so, dipende qui, onorevole Galli, dal modo in cui noi intendiamo questo concetto. Certamente noi abbiamo bisogno di riportare una maggiore capacità di indirizzo e anche di intervento attivo del centro, lavorando con le regioni, ma io credo che non sia più possibile tollerare che se qualcosa si ferma a quel livello, si ferma e noi non siamo in grado di intervenire. Quindi il mio intendimento è di lavorare il più possibile in collaborazione con le regioni, che sono ovviamente un pilastro del nostro ordinamento costituzionale, ma nello stesso tempo però con molta franchezza, introducendo elementi di valutazione e di confronto, ma anche di possibilità di intervento più attivo sul del centro laddove le cose non funzionano. Tra gli elementi che ci possono aiutare, ripeto, bisognerà lavorare molto sulla concentrazione. Qui condivido le cose che ha detto anche il Presidente Boccia. Noi non possiamo con i fondi strutturali fare praticamente una sorta di duplicato di quello che deve fare le istituzioni pubbliche nazionali e regionali, soprattutto nel campo dei servizi, anche perché finiamo per offrire un alibi all'amministrazione, alle regioni, per non fare e poi per riutilizzare surrettiziamente i fondi europei. Quindi anche su questo io sto avviando una riflessione e non sono sicuro che noi dobbiamo estendere tutta la nostra attività nell'impiego dei fondi verso obiettivi che io invece vorrei riprendere con quanto ho detto a proposito del fatto che mi ha fatto piacere che sia stato ripreso, e non vorrei essere solo il ministro dei fondi europei, ma il ministro della coesione territoriale di questo Paese. Questo vuol dire che tutta la questione dei servizi è cruciale, ma noi la dobbiamo porre a partire da un riordino complessivo che riguarda anche le regioni del nord,
del modo in cui noi organizziamo i nostri servizi sociali, organizziamo la scuola, l'efficienza, l'efficacia di questi strumenti. Cioè i servizi pubblici essenziali noi li dobbiamo valutare attraverso una valutazione complessiva, dobbiamo fare una valutazione di costo ma anche di qualità dei servizi, e da quel punto di vista dobbiamo essere in grado anche lì di introdurre dei meccanismi di verifica quando l'esercizio di queste funzioni è decentrato a livello regionale o locale, per valutare, introdurre degli incentivi e delle sanzioni laddove le cose non funzionano. Riportare molto di più la problematica dei servizi sociali, dei servizi fondamentali che la Costituzione, voglio dire, indica che devono essere offerti ai cittadini italiani come diritti di cittadinanza, ci consente anche di sgravare la problematica dei fondi da questo e di lavorare su due terreni. In uno di questi, se noi lavoriamo seriamente al problema della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia delle grandi politiche di servizio, noi probabilmente aiutiamo anche gli stessi fondi a funzionare meglio come politiche di sviluppo. Quindi io ho avviato una riflessione in questa direzione e, come dicevo, mi impegno, appena questa riflessione, che deve essere comunque rapida perché noi dobbiamo stare assolutamente dentro i tempi che la Commissione ci dà, appena queste riflessioni saranno più mature, sarà mia cura, attraverso i presidenti, proporvi di discuterle. Una battuta sulla riprogrammazione, qualcuno appunto dice ma non è che ricadiamo dalla padella alla brace. Ecco, io devo dire che nell'impostare questo tipo di riprogrammazione su obiettivi che vi ho detto, cioè occupazione giovanile, defiscalizzazione del cuneo fiscale, dei contributi, tirocini, interventi per la povertà, mi sono mosso cercando di individuare delle cose che arrivino il più rapidamente possibile ai beneficiari, riducendo al massimo l'intermediazione burocratica, e che abbiano la caratteristica di cercare di invertire le aspettative, di contrastare il ciclo. E quindi io spero che, avendo la natura di questi interventi di per sé una natura che riduce l'intermediazione burocratica, noi siamo in grado di immettere queste risorse rapidamente nell'economia, nella società meridionale, e poi spero anche con altri interventi che il governo ha allo studio nelle regioni del centro-nord, siamo in grado di immettere delle risorse che comincino a fare girare, a invertire le aspettative e a risolvere i problemi dei cittadini italiani e dei cittadini delle regioni meridionali. Il problema si pone, onorevole Borghesi, anche per le regioni del centro-nord. Il ministro della coesione territoriale non è solo il ministro del mezzogiorno, quindi io questo ci tengo. Penso che le regioni del centro-nord sicuramente spendono di più, non sono sicuro che spendano sempre meglio, e quindi io credo che anche rispetto, per quello che riguarda le mie responsabilità, anche rispetto alle regioni del centro-nord, quindi l'obiettivo competitività, noi dobbiamo fare una verifica del modo in cui l'uso di questi fondi riesce a dare un contributo significativo ai problemi di modernizzazione, di sviluppo di queste regioni che pure si pongono in questa fase. Quindi Mezzogiorno e Centro-Nord devono essere parte integrante di un disegno di coesione territoriale, per quanto mi riguarda. Sul Mezzogiorno sono state dette diverse cose, non le ripeto adesso. Dico semplicemente che ho constatato con piacere che in generale vi sia un orientamento favorevole al che questa questione, che come sappiamo da anni, da decenni, forse da troppo lungo tempo è rimasta fuori dall'agenda, e questo secondo me ha penalizzato non solo i cittadini meridionali ma anche i cittadini del centro-nord, io mi auguro che questo tema venga rimesso al centro dell'agenda politica. C'è l'orientamento in questo senso e l'impegno del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, ma anche il sostegno del Presidente della Repubblica, che come sapete si è spesso speso su questa cosa. Io, per quanto riguarda, nei limiti del mio ruolo, farò il possibile perché questa cosa avvenga e sia avviato, naturalmente nei limiti di questo governo di servizio, ma possa essere avviato un modo diverso di guardare alla questione sud nell'interesse complessivo del Paese. Vi ringrazio ancora. Grazie signor Ministro. Io raccolgo la disponibilità del Ministro e
Le propongo, sì, di provare a fare insieme un punto della situazione sia sullo stato di attuazione ulteriore dei fondi 2007-2013 che dello stato del negoziato prima che si entri nella fase decisiva. Grazie e buon lavoro. Grazie. Noi abbiamo commissione per i colleghi della bilancio alle 16:30 in commissione, nella nostra aula.